Buongiorno gufette! Allora, forse mi vedete troppo sparafresciata, perché sono al contrario. Ok. Buongiorno gufette! Allora, è una corsa contro il tempo questo must play, perché... spoiler sul video. Perché ho 22 minuti e devo parlarvi di un sacco di prodotti, quindi mi muovo. In realtà qui il sole va e viene, quindi se mi vedete illuminata dalla luce divina ogni tanto è per quello. Anyway, ho 2 mesi da concentrarmi in questo must play perché ho marzo e aprile, perché io non muovo mai i poponci e quindi mi ritrovo sempre con 500 cose da recensirvi. Però, sono cose buone, quindi io ve le recensirò. Inizio subito da qualcosa, da quello che dovevo recensirvi un mese fa, che è, che sono i due, facciamo le alternative e partiamo dai rossetti, dai, così. E sono... i most play sono questi due. Uno è il Kiko della vecchia collezione invernale che sta per defungere più o meno, circa quasi. Ce l'ho già, appunto, ho già pronto quello nuovo, non ho mai usato così tanto un rossetto ed è quello con... ah, Jericho Lipstick si chiamava. Ed è il numero 3 che comunque vi avevo già recensito nel precedente most player che vi lascio qua. L'altro rossetto invece è uno di quelli che mi sono... ripromessa di usare, però usando sempre quello Kiko non riuscivo mai a usare anche questo. In realtà questi due sono i due rossetti che tengo di più in borsa perché riesco a mettermeli più velocemente e sono portabili. Ed è appunto questo che è della Mua, che avevo comprato nel famoso haul di tempo or sono, ed è lo shade 10. Questi rossettini costano £1 ciascuno. Questa è la condizione di rossetto a cui è arrivato. Ed è un rosso mattone. Ah, sembra che abbia qualche glitterino dentro, però non si vede perché... non si vede. Vi provo a fare uno swatch. Come vedete è abbastanza blando rispetto a quello che sembrerebbe dal rossetto. Sì, dalla confezione. È buono, appunto l'unico svantaggio che ha questo rossetto... si slitta anche il poponci... l'unico svantaggio che ha questo rossetto è che si può comprare sul suo sito Mua. Il sito Mua è in realtà abbastanza economico, è molto economico. Gli ingredienti non sono un granché, però io non mi intendo di inci, non sto neanche tanto lì a guardarli, quindi non dovrebbe essere cosa bella di cui vantarsi, ma vabbè. Però appunto è un buon rossetto, la durata è media. Non ho ancora trovato nessun rossetto che mi rimanga sulle labbra dopo mangiato, devo dire la verità. Però in genere appunto è un buon rossetto, è un colore abbastanza blando, è un rosso ma neanche tanto pesante, quindi secondo me è portabilissimo per tutte. Come al solito poi nell'info box mi metto i nomi delle cose nominate e il prezzo. Poi, un'altra cosa che dovevo farvi vedere in realtà nello scorso video haul di Essence che non ho mai pubblicato sul canale della Mimi, sono due cose che ho usato molto questo mese e sono queste due. Che sono due novità Essence e sono le due cipre All About Matte. Io pensavo fosse Stay Matte, non so perché ero convinta che si chiamassero Stay Matte. Comunque sono queste, l'ho presa sia in versione polvere, diciamo, che in versione compatta. Io in realtà pensavo di trovarmi meglio con la compatta perché pensavo che fosse una versione un po' più, un po' non più economica, però una versione più apportabile della Complexion Perfections di Elf. Respira Mimi. Semplicemente perché quella di Elf appunto si può acquistare solo sul sito, questa invece negli Stand Essence, che non sono stati razziati dalle cavallette. Perché come sappiamo la leggenda degli Stand Essence dice che sono praticamente assaltati dalle cavallette, perché non rimane più niente. Io non trovo più la Love Extreme nera e sono in lutto. Anyway, appunto una cipria bianca compatta che serve per mattificare. L'ho usata non tantissime volte, però... non so se vedete, ma si vede già al fondo e questa cosa mi ha inquietato un po'. Presa dalla curiosità, ho preso anche questa qui, che è quella che mi ricordava la Hollywood della Neve Cosmetics. Certamente qui ci sono tipo 500.000 ingredienti in più, perché quella della Neve Cosmetics è solo silica. Però sta tirando le cuoia e 12 euro per una cipria non mi andava ancora di spenderli, per cui ho detto, magari quella la usiamo solo quando devo fare foto, quando sono in cosplay, perché come sapete quella Hollywood della Neve Cosmetics è HD, quindi... minimizza i pori e tutte queste magie cosmetiche per essere più belle. Dicevo, questa cipria, ora provo ad aprirvela perché come vedete è una massa, cioè io faccio così e mi cadrà tutto, perché non ha un sifter serio. Io
pensavo che non venisse giù a cascata. E invece no! Ho fatto il grave errore di buttare, di staccare la pellicola protettiva e di buttarla via. E infatti, cioè, mi ha riempito di cipria tutto il cassettino mio della zona viso. Infatti ho dovuto ricorrere allo scotch. Infatti ho scocciato tutti i buchi e quindi me ne esce solo da uno. E in teoria dovrebbe placare il problema, però vi giuro, devo ammettere che questa cipria è veramente fantastica. Se la trovate, prendetela, perché è veramente qualcosa di impressionante. Poi è bianca, quindi non dovrebbe neanche creare uno spiacevole effetto rosato, che a me succedeva spesso ultimamente. Quindi sì, è veramente un buonissimo prodotto. La consiglio di più rispetto a quella compatta, perché quella compatta non mi soddisfa, non mattifica, non mi ispira. Invece questa è molto molto buona e non rende neanche la base polverosa in realtà. Chiaro, non dovete metterne 5 kg con la cazzuola, però. Poi, un'altra cosa che ho usato tanto e che sto indossando anche adesso stranamente, una volta che non mi vedete con la BB Cream, è questo qua. La scatola fa schifo, perché ho tenuto anche la scatola, ma la scatola ormai è piena di ditate, fa schifo. Ed è il Make Up For Ever HD Foundation, bla bla bla, ciccia, in onore di alcune mie amiche, se mi stanno guardando, ciccia. E appunto è il fondotinta che ho preso al Cosmo, però dico subito uno svantaggio che è notevole, che è il prezzo, perché a prezzo pieno costa 40 euro e ho pagato 22 in fiera. Ormai ci rinuncio a mettermi a posto la frangia, starà così, non mi interessa. La mimica è sclera, devo riprendere a fare video più spesso. Anyway, io ho l'N117, che è il più chiaro, pensavo fosse giallognolo, infatti io tutto la mia giallognola, ma dettagli. E l'ho usato tanto semplicemente perché mi serviva un fondotinta per il cosplay, che non fosse pesante come il Matte Velvet Plus. Devo dire che questo ci ha azzeccato in pieno, perché è veramente un ottimo fondotinta. Certo, 40 euro a prezzo pieno non li spenderei mai, però 22 euro li vale come, no scherzo, mi dispiace un po' per la Make Up For Ever in realtà, perché è una marca professionale. Io non sono una professionista, non sono una make up artist, quindi forse non dovrei neanche averlo. Però se posso prenderlo a un prezzo più accessibile, direi che alla prossima al Cosmo prof me ne prenderò un altro. Sperando, perché sono diventata Dracula, che non mi finisca nel frattempo. E l'ho usato anche solo per uscire, perché ultimamente per colpa di uno stress che sto avendo mi stanno venendo fuori tantissime imperfezioni e la BB Cream non basta. Poi respiriamo. Poi sapevo che comunque ci sarebbero state tante foto in queste determinate giornate, quindi questo qui è un HD apposta per le foto con la cipria HD, ecco. È andata bene. L'unica pecca è che, come tutti i fondotinta, tende a togliermisi dal naso, perché mi si spela il naso e quindi è un disagio. Però me lo creano tutti i fondotinta, quindi posso anche perdonarglielo, siccome è fatta divinamente il suo lavoro. E non è come il matte, che appunto mattifica, però diciamo che è meno pesante e questo va bene a me e alla mia pelle. Sto cercando di andare veloce perché la batteria mi segna 9 minuti, sarà una tragedia. Un'altra cosa carina che vi devo assolutamente far vedere, che ho usato tantissimo in questi mesi ed è una cosa che io avevo sottovalutato, è questa simpatica cosa, che è una palettina omaggio di compleanno che Sephora ha dato tramite Tagliando a me e alla Miki. Cioè, Miki, siamo andate insieme a prenderla quando abbiamo fatto l'incontro di Venezia, e appunto è una mini palette di Sephora, vi tolgo la plastichina, con un mega specchio, quattro colori, aspettate, questi quattro colori, dove sono? Di ombretto, due lucidalabbra che io non ho mai usato e il blush che non ho mai usato. All'inizio ero scettica perché non avevo sentito recensioni positive in genere sugli ombretti Sephora, pensavo fossero troppo polverosi, che non scrivessero. In realtà sono una figata, certo dall'immagine sembrava un po' più grande la palette, però devo ammettere che anche così è anche pratica, perché si può portare in borsa, ecco. I lucidalabbra appunto non li ho usati, però gli ombretti sono veramente fantastici, si sfumano benissimo, resistono tanto, non mi sono andati nelle pieghette, sono veramente una cosa fantastica. Si possono fare sia trucchi naturali che trucchi un po' più complessi, perché con il nero si tende comunque a scurire un po' tutto, ecco.
È una buonissima palette, la sto usando appunto anche questo mese, infatti è un must play sia di aprile che di marzo. Un'altra cosa di cui vi devo assolutamente parlare è una matita per occhi che ho su anche adesso, ma non si vedrà perché appunto la mia telecamera borra i colori. Però è la matita pastello bosco o teal della Neve Cosmetics. E ve l'avevo fatto vedere al tempo che fu quando l'avevo ordinata. Non mi ricordo di avervela mai recensita, o almeno non penso. Vicino a lei c'è anche l'Avorio, che però trovo più buona, ecco. Tra le due ricomprerò sicuramente l'Avorio, anche perché mi sta finendo, ed è una matita color carne, che non è bianca, è color carne, che nella rima interna dell'occhio ci sta benissimo. Questa invece è un bellissimo colore appunto bosco. Sul sito sembrava più verde acqua. In realtà è da più sul verde che sull'azzurro. È una biomatita, quindi è piena di cere, piena di elementi naturali senza schifi vari. Però c'è una pecca. Nella rima superiore sta, è tutto a posto. Nella rima inferiore è interna inferiore è un po' niente, semplicemente perché la devo rimettere ogni 8 ore, cioè non resiste, va via subito, ed è una cosa che mi intristisce perché è un colore veramente bello. Vorrei comprare altri pastello per gli occhi, però questa cosa mi frena. Però è anche vero che se l'avorio sta, magari anche qualche altro colore non deve essere necessariamente riapplicato come questa qui. 4 euro alla fine li vale, sì. Però se la formulazione durasse un po' di più, ecco, se la matita durasse un po' di più sarebbe meglio, ecco. E non è che io vado, cioè, lacrimo ogni 3x2, non lacrimo io di solito nella rima interna dell'occhio. In genere la matita avorio sta come anche il Kajal della Kiko, ecco. Poi, un'altra cosa che sto usando tantissimo e di cui vi devo assolutamente parlare, ma non ho ancora avuto tempo di parlarne, è questo, che era lo shampoo secco della Garnier, che tutti appunto hanno promosso, eccetera. L'odore è nauseabondo, vi avverto subito, l'odore è di un chimico allucinante, mi intossica ogni volta che lo uso, però fa il suo lavoro. Io lo uso solo per la frangia, però trovo un buonissimo shampoo, sicuramente è una valida alternativa se appunto avete una serata in cui tornate tardi dal lavoro, non avete voglia di lavarvi i capelli, è un po' una rottura di palle. Perché quando si arriva a casa dal lavoro generalmente ci si vuole solo stravaccare sul divano, mangiare un sacco di porcherie e addormentarsi con la bavetta alla bocca, ecco. Anyway, questo è un buonissimo shampoo, si acquista a 3 euro, quant'è. Bisogna solo stare attenti a non spruzzare tanto vicino, perché sennò l'odore vi entra anche nei polmoni, ed è una cosa che io odio perché veramente è un odore orrendo. Però non lascia residui bianchi, non... il giorno dopo dovete lavarvi per forza i capelli, sia chiaro, perché veramente poi si vede che l'avete usato, però per quella giornata in più che voleve, in cui non siete riusciti a lavarvi i capelli, diciamo che va tranquillamente. Io avevo altre tre cose di cui parlarvi, però non ci sono riuscita perché la batteria mi sta morendo, nonostante io abbia più di un'ora nella memory card disponibile. Anyway, vi saluto qui per questa volta. I tre prodotti che volevo recensirvi, magari farò un post sul blog o comunque li integrerò ai prossimi Most Played. Spero che il video vi sia piaciuto. Tanti baci della Mimi. Bello, sediamoci sui prodotti. Yeah.